Restiamo in tema di giustizia e infiltrazioni criminali perché oggi ricorre la giornata in memoria delle vittime di mafia. Per celebrarla, Libera Basilicata quest'anno ha scelto Lago Negro, centro nevralgico dell'area sud lucana, nel mirino delle organizzazioni delle regioni limitrofe. Sentiamo Francesco Perugini. Sono state le note di signor Tenente, dedicate alle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ad aprire a Lago Negro la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Un appuntamento che Libera porta avanti dal 1996 e che vede la manifestazione nazionale tenersi a Milano. Ma anche da qui, dall'area sud della Basilicata, risuona il messaggio di questa edizione. È possibile. È possibile liberarsi dalla paura, ma anche organizzare la resistenza civile in una zona così delicata. È un'area che è facilmente attaccata da fenomeni di usura, fenomeni droga, corruzione. Al momento è un comune commissariato. Non conviene abbassare la guardia, bisogna tenere desto lo spirito della giustizia e costruire eventi di giustizia, aiutare i giovani a crescere nella giustizia. Tra gli ospiti il prefetto di Potenza Michele Campanaro, il commissario comunale Gerardo Quaranta e il procuratore di Lago Negro Gianfranco Donadio. Voglio dire, e concludo veramente, che si può essere espressione della cultura mafiosa anche senza appartenere. Momento centrale, la lettura dei nomi delle 1069 vittime di mafia, tra esse persone comuni e membri delle forze dell'ordine, come Francesco Tammone e Claudio Pezzuto, ma anche 133 donne e 115 bambini, a ricordare che la violenza non fa sconto. Vito Schifani, Paolo Borsellino. Sul palco sono stati ricordati anche i bambini vittime del naufragio di Cutro, i nomi lucani che attendono giustizia sul loro destino e, novità di quest'anno, grazie al gemellaggio con l'associazione Penelope, una persona scomparsa per ogni regione d'Italia. Basilicata, Ottavia De Luise. Ci sono tantissimi ragazzi, purtroppo l'ho scoperto da poco, che conoscono pochissimo, non conoscono per nulla la vicenda di Elisa. Fare memoria, dietro i nomi ci sono i volti, ci sono le storie, le speranze infrante delle vittime di mafia e dei tanti scomparsi nel nulla.